di pirateria software e Andrea Monti, responsabile del settore dei studi giuridici di Alcento, e Gabriele Zanello, esponente della rete informatica Femina. Passo adesso la parola a Massimo Di Bernardo per iniziare subito con una dimostrazione tecnica che diciamo poi è il cuore centrale della serata, intorno alla quale si svilupperanno poi si svilupperanno poi gli interventi. Credo forse la prima volta in Italia che si dimostra concretamente che cosa accade quando qualcuno entra appositamente in un sistema, cioè si analizzeranno in questa fase non soltanto gli aspetti tecnici che al profano potrebbero dire poco o nulla, si tratta di vedere che digitate sul monitor soltanto delle sequenze di caratteri che potrebbero non avere nessun significato. Ciò che è interessante e che verrà appunto spiegato è l'insieme delle attività preparatorie che consentono poi di ottenere questo risultato finale, che spesso sono molto più interessanti, ripeto, dell'artificio tecnico in quanto tale. Il dottor Di Bernardo appunto partirà spiegando, mettendosi nei panni di un ipotetico hacker che avesse deciso di penetrare un sistema informatico. Adesso ti passo la parola e comincerà a parlarci di crashing, di social engineering. Vediamo cos'altro. Quindi stasera per lei che in generale, quindi un po' da come si parte per arrivare a avere determinati account sul computer, quindi la possibilità di poter penetrare e avere quindi la possibilità di fare tutto su determinati caratteristiche. La difficoltà per lei intanto è un argomento abbastanza molto tecnico, diciamo, quindi c'è anche una difficoltà perché si è quasi costretti a usare delle parole abbastanza complesse, quindi magari sfuggono coloro che non sono proprio addentrati nella problematica. Comunque, la prima cosa da dire è parlare di account, cioè avere un account su una macchina, su un computer che è brevemente connesso a internet, come quello con quale cercheremo di entrare stasera. In realtà questo è un computer di un nostro amico qui presente, che si è dimostrato, ha messo a disposizione la sua macchina per fare questo tentativo. Abbiamo un attimo tolto quelle che sono alcune protezioni elementari, perché è una dimostrazione abbastanza di base, non si dà una tecnica a fondo, quindi vedremo un attimo questo ingresso. Quindi parliamo di account, cioè avere un account sul computer vuol dire avere una password, vuol dire avere un ingresso che ci autorizzi poi a poter scrivere quelli che sono dei comandi diciamo importanti. Non so se qualcuno di voi ha dimestichezza con DOS, Windows, c'è la possibilità di poter fare i soliti comandi per cancellare. Però qui parliamo di sistemi Unix che hanno una maggiore complessità, perché sono sistemi molto utenti, con la complessità sicuramente maggiore. Ma vediamo un po', non è che ci sono diverse tecniche, cioè la connessione anonima in FTP è messa su quasi tutti i sistemi, cioè nel senso che se la copiamo su tutti, si ha di solito l'accesso soltanto a un numero limitato di file che non sono importanti sul sistema, cioè si fa vedere determinate porzioni del disco, determinati directory. Però qualche volta può capitare di trovare dei file importanti di configurazione di un sistema Unix, quale ad esempio il cosiddetto file passwd, è un file nel quale vi sono registrati tutti gli account con le varie password. Le password sul sistema Unix sono criptate con un algoritmo molto complesso che praticamente non è decifrabile con un computer, ma neanche con i più potenti, occorrerebbero decenni per poter lavorarci su, anche con un crack, non so, per qualcosa del genere. Però ci sono dei programmi che si chiamano crackers, che per in pratica provano tutte le password possibili da un vocabolario. È molto facile, quindi, avendo un file password con una sua riserva che è 100 account, trovare una parola chiave che è quella che poi è presente su quel vocabolario, su quel file password di riferisce un account. Comunque vediamo praticamente magari più semplice. Questo è il Netscape, molto di cui conosco. Facciamo una sessione di FTP sulla macchina della nostra rete, nel quale io conosco l'indirizzo,
fare il calcio. Il calcio per il club appunto è tedesco, molti programmi copiati o programmi che servono appunto per fare questo tipo di attività arrivano proprio da Germania, Danimarca, Svezia. Sarà una forza, una predisposizione genetica. Più il computer impiegava tempo, più voleva dire che le combinazioni di caratteri erano sbagliate. Quindi per approssimazione, provando per ore e ore, ieri riuscivano a capire se la password poteva essere o non essere corretta. Questo spiega perché adesso i moderni sistemi impiegano sempre il computer lo stesso tempo a rispondere alla digitazione dei caratteri. Va bene, qui c'è l'ultima cosa da far vedere. Io in pratica sono un utente normale, se me lo chiedo mi dice che sono semplicemente Max, non root, quindi non ho anche di root. Abbiamo messo qui un piccolo programma che subito non va più presente nel determinato sistema. Anche qui il bug è stato lasciato, è stato creato dopo, perché se passo è abbastanza semplice, che dà la possibilità di diventare root su un sistema soltanto un bug. Il bug non è altro che un errore di programmazione, un errore di sistema, ma in qualsiasi punto lasciato. In realtà noi stiamo ancora ad un primo livello di accertamento. Stiamo perseguendo i reati di abusiva duplicazione di programmi, come tutela quindi dell'opera dell'ingegno che si esplica nell'elaborazione, nella ideazione appunto del programma. Quello che invece è un po' il futuro degli accertamenti penali, che comporterà anche una crescita culturale di preparazione delle forze dell'ordine, innanzitutto e anche della magistratura, salvo appunto alcuni casi isolati in Italia in cui si sono già creati dei nuclei specializzati che fanno soltanto questo tipo di indagine. Il futuro appunto riguarda l'accertamento di reati che attengono appunto a fattispecie tipo quella che abbiamo visto. Io vorrei illustrare brevemente quelli che sono i riferimenti normativi, così molto semplicemente, per renderci conto dello stato della legislazione in Italia. E la legislazione in Italia, per quanto riguarda la tutela del software in genere, si è mossa un paio di anni sostanzialmente su due profili distinti. In un primo caso, recependo la direttiva comunitaria 250/91, si è introdotta nella legge sul diritto d'autore una nuova fattispecie penale, cioè l'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore, che tutela e punisce appunto chi abusivamente duplica a fini di lucro programmi per elaboratore, oppure a medesimi fini, dice la norma, sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione i medesimi programmi. Quindi parliamo di programmi abusivamente duplicati, che è un po' quello che nella prassi si è verificato, probabilmente si continua a verificare, anche se con l'introduzione di questa legge il fenomeno sicuramente è ridotto. Bene, noi stiamo cominciando a procedere da un paio di anni appunto per questo tipo di reato soprattutto. Questo tipo di reato distingue sostanzialmente due profili. Intanto l'abusiva duplicazione deve essere a fini di lucro. Che cosa significa per il diritto penale a fini di lucro? Il concetto di lucro è un concetto diverso dal concetto di profitto. Sono una serie di reati, per esempio la truffa, il furto, in cui la norma prevede il fine di trarre profitto dalla condotta criminosa. Il profitto è una qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, anche un'utilità morale può integrare il profitto. In questo caso la norma parla di fine di lucro e quindi si riferisce esclusivamente a finalità di natura patrimoniale. Finalità di natura patrimoniale che però non richiedono necessariamente e non implicano un guadagno in senso stretto, ma possono anche limitarsi ad un risparmio di spesa. Facciamo un'ipotesi del soggetto che
ha un'azienda commerciale e che deve far utilizzare un certo tipo di programma a più persone all'interno della propria azienda, oppure ad un qualsiasi operatore. Allora, questo soggetto acquista un programma e poi lo duplica 50-60 volte, fornendo le singole copie a tutti gli operatori della sua azienda. In questo caso, questa duplicazione è fatta a fini lucro, perché comporta un risparmio di spesa, che invece di acquistare 60 copie del programma ne acquista una soltanto e poi provvedere a fare le copie. Altre fattispecie previste dalla norma riguardano appunto la, sempre a fini lucro, la importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale, quindi non è sufficiente la detenzione, è necessaria la detenzione a scopo commerciale di programma o la concessione di locazione di programmi abusivi. Il problema che si sta ponendo in giurisprudenza, che non è stato ancora risolto, è quello forse più classico, cioè del soggetto che non duplica, ma che riceve un programma già duplicato. Allora, in questo caso si discute se si ha più o meno ricettazione. Esiste il reato di ricettazione, si ha quando, tra le varie ipotesi previste dall'articolo 648, prevede appunto la ricettazione, si riceve denaro o, dice la norma, denaro o cose provenienti da delitto. Il problema che si pone è quello di vedere se il programma per il lavoratore è cosa in senso giuridico, in senso proprio. Che cosa in senso giuridico, per cosa in senso giuridico si intende un bene materiale che può essere oggetto di appunto apprezzione, cioè può essere materialmente, visivamente oggetto di apprezzione. Se noi adesso andiamo a ragionare, molti vediamo che ritengono che il programma per il lavoratore non sia una cosa in senso giuridico, ma sia appunto frutto dell'ingegno, sia un cosiddetto bene immateriale, cioè che non è, che va distinto dal supporto tecnico nel quale il programma stesso viene contenuto. Questa era la prima interpretazione appena uscita la norma, che ripeto è del 92. Nel 93 però è uscita un'altra legge, che è appunto la legge che tutela i reati tipo quello che abbiamo visto oggi assicurato, ed è la legge 547 del 93, che ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di previsioni in relazione appunto alle nuove fattispecie, alle nuove tipologie che la tutela del software imponeva. E quindi per singole categorie di reati sono state previste delle nuove fattispecie, perché i reati, ciascun reato protegge il bene giuridico, l'omicidio protegge il bene giuridico della vita, il furto protegge il bene giuridico del patrimonio e così via. Sono state previste appunto una serie di nuovi reati, ciascuno per categorie che già esistevano. E così è stato introdotto il nuovo testo, per esempio, dell'articolo 420, un reato contro la pubblica incolumità, attentato agli impianti di pubblica utilità. È stata introdotta una nuova fattispecie penale che prevede appunto che tutela i sistemi informativi o telematici di pubblica utilità. Sono state introdotte una serie di norme che disciplinano la comunicazione tra soggetti, quindi mentre 30-40 anni fa era tutelata la comunicazione postale, adesso vi sono delle norme 615 ter e così via, quadre eccetera, che tutelano la comunicazione telematica. È stato introdotto il concetto di documento informatico, articolo 7 di questa legge, che modifica l'articolo 621 del codice penale. È stato introdotto anche il nuovo reato di falso informatico, perché il documento informatico può essere un atto privato o pubblico, e il falso in atto privato o pubblico è previsto come reato, quindi è stato introdotto una nuova fattispecie di reato e così via. Poi nel corso della discussione potremo fare degli esempi concreti, mi sembra inutile adesso elencare tutti i nuovi reati che sono stati introdotti. Ebbene, questo
perché è un reato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che può essere esercitato o con violenza sulle persone o con violenza sulle cose. Articolo 392. La nuova legge ha introdotto questo comma, sia violenza sulle cose, allorché un programma informativo viene alterato, modificato o cancellato in tutto il parco. Quindi la nuova legge ha considerato violenza sulle cose anche l'alterazione del programma. Quindi, secondo alcuni, questa previsione consentirebbe di contestare la ricettazione nel caso del soggetto che riceve un programma duplicato abusivamente da altri. Questa è una tesi sulla quale la Cassazione non si è ancora pronunciata, stiamo aspettando delle decisioni anche imminenti, perché mi risulta che delle pronunce già di merito ricominciano a esserci, che ritengono che vi è ricettazione, parlerebbe della ricettazione è un reato alquanto grave. Quindi fermo restando che poi nel corso della discussione noi potremo esaminare le singole altre aspettiniane, che mi conduce solo qualche dubbio sul concetto di questo pubblico, ma diciamo che forse si può discutere anche del diritto di scelta, la tassazione in azione. A me interessava un pochettino di più l'aspetto pubblicistico, che poi è collegato con l'aspetto sociale. E mentre si avveniva la dimostrazione pratica, alcune cose che poi diceva poi continua a crescere
greci, cioè voglio dire, quando la scuola di Milano diceva che tra 2 o 5 anni noi ci avremo capito di più, questi altri non si saranno più questi, ci saranno dei nuovi modi di autorizzare l'economia. Quindi ho l'impressione che forse bisognerebbe cercare di capire tanto è pizza, perché la legge è il principio fondamentale e implica il suo assoluto rispetto, ma intanto anche cercare la prevenzione e prevenire come? Prevenire andando a capire qual è, se si sente offeso da questa qualche informazione, va dal giudice francese a chiedere di far cessare questa cosa. E il giudice francese cosa fa? Il giudice francese non può sequestrare delle informazioni che stanno su un server o un server che sta in Italia, deve fare una rogatoria, deve rivolgersi, cioè adesso semplificando, a un magistrato italiano che faccia questa cosa per lui sul territorio italiano. Ma il magistrato italiano gli risponde: guarda che da noi questa cosa non è reato e quindi non posso. Ovviamente il francese offeso avrà una serie di mezzi per tutelarsi e per civilizzarli, ma quell'informazione non può essere cancellata, non può essere sequestrata, anche perché nel momento in cui è su un server in Italia, è su 1 milione di server in tutto il mondo, come noi sappiamo grazie a un global web. E quindi non possiamo catturarla, non possiamo fermarla. Attenzione però, questo non è la stessa cosa che misurare e cercare di fermare una notizia che si trova al di là del mondo, al di là dello specchio. Non è la stessa cosa che cercare di misurare elettronicamente la velocità del territorio. Cioè, la domanda che voglio porre a questo punto: se siamo in grado di capire quello che succede al di là del modem, al di là dello specchio, servendoci della legge 547 o dell'articolo 22 della Costituzione, o se non dobbiamo fare un salto verso qualcosa di cui non siamo ancora certi, che non conosciamo più. Essendo incentrata su problemi forensi, quindi di avvocatura potrebbe risultare un po' decontestualizzata, ma preferirei invece passare alle domande e passare la parola qui a Gabriele Zarello, che è un valido esponente di un network di banche dati siciliane che si chiama Freenet, particolarmente orientato verso un discorso di libertà dell'informazione, per cercare di suscitare un minimo di dibattito e poter migliorare le conclusioni. Prego. Sì, noi abbiamo creato, diciamo, principalmente un gruppo di amici, abbiamo creato questa rete di banche dati amatoriali e ci siamo così coalizzati in questo network con diversi scopi, diverse utilità, innanzitutto quello di aggregarci tra di noi e poi portare avanti varie idee che secondo me, non so, rispecchiano un po' quello che sono i pensieri dei ragazzi che popolano poi la nostra rete. Vabbè, questa è la nostra pagina e ci sono un po' di informazioni. No, io volevo chiedere una cosa perché sentivo prima degli interventi un po' così, insomma, cioè si parlava di scopo di lucro relativo alla duplicazione di programmi e più precisamente, ma allora se uno studente copia un programma perché non ha i soldi per comprarlo e ci vuole studiare di sopra, commette un reato? Cioè, e se il programma se lo tiene per sé, ci gioca, ci studia, magari impara da solo su questo programma e magari si costruisce anche il futuro. Cosa che sicuramente secondo me non potrebbe fare regolarmente, perché se uno dovesse comprare tutti i programmi originali spenderebbe milioni attualmente. Dunque, noi leggiamo la norma così com'è, dobbiamo dire che lo scopo di lucro, cioè, è chiaramente dal punto di vista del disvalore del fatto, ritengo un fatto di una tale gravità che per parlare chiaramente tanto sono delle indagini che sono state chiuse. In casi di questo genere io modestamente però
penso di aver dato un piccolo contributo per delle esigenze di giustizia sostanziale. Cioè io ho richiesto l'archiviazione, in questi casi, per mancanza di offensività del fatto, dicendo che si tratta di è stato effettuato il sequestro di la perquisizione, sequestro presso un esercizio commerciale che deteneva diversi programmi abusivi. Quando sono andato a fare il sequestro, la Guardia di Finanza su mia delega, la perquisizione del sequestro, presso questo esercizio vi erano molti computer in manutenzione. Sono stati sequestrati tutti i computer, sono usciti. C'erano anche i computer di bambini di 8-10 anni, situazioni veramente anche difficili da risolvere da un punto di vista giuridico, perché in quel caso il responsabile era il genitore del bambino, per esempio. Quasi tutti i computer avevano dei programmi molto simili. Allora io nei casi di studenti, di persone che hanno duplicato programmi, detenuto programmi duplicati, sì per risparmiare, quindi senso tecnico, senso proprio, fine di lucro ci sarebbe, ma soltanto per farne poi un uso personale, dedicato, così, tra amici, ho chiesto l'archiviazione al CIP, e il CIP ha accolto questa richiesta per mancanza di offensività del fatto, cioè perché si trattava di un fatto. C'è un microfono che c'è in sala, chi è più vuole intervenire può farlo. No, perché negli anni 60 una giurisprudenza per il tempo, e poi non credo nemmeno sia giusta e corretta, che in ordine al flusso dei superpubblicati, che cominciava a diventare in un determinato momento una forma di protesta sociale, quindi si parlava di cosiddetto esproprio proletario, ci fu la pubblicazione da parte di molti creatori giovani del furto, appunto, nei supermercati, di merci particolari, esposte, voglio dire, che attirano l'attenzione, insomma, come appropriazione indebita. E ci fu, appunto, come poi l'appropriazione indebita ha un trattamento particolare, ci fu una forma di diminuzione sociale, proprio per tener conto. Una pena. Una sanzione di 3 anni di esercizio. Evidentemente il nostro legislatore ha voluto rifarsi alla legislazione statunitense. Comunitaria, comunitaria. A me risulta però che nell'ambito del diritto dell'informazione, la libertà di pensiero, degli Stati Uniti d'America hanno derubricato completamente il reato di imbarattatura, libertà di pensiero degli Stati Uniti si esprime anche scrivendo per la componente sui punti. Lo dimostra il fatto che tutti i veicoli, tram, pubblici o privati, sono diventati dei chilometri da separare, perché la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sancito che rientra nella libertà dell'individuo, libertà di espressione di parola, anche scrivere su tutti. Quindi è assurdo, come da noi c'è ancora una tutela della proprietà privata, quindi la salvaguardia di una parete, dell'intervento della parete, quel fatto si recepisce in modo così punitivo la norma che prevede la sanzione per la pubblicazione appunto della tassetta, non sarebbe bene che si arrivasse a normare tutto. Un'altra cosa che mi chiedevo, per accedere a, diciamo, ad un archivio, non chiamiamo un termine tecnico, perché io potrei anche entrare nella curiosità, adesso passo qui davanti, vedo che c'è questa bella libreria di persone, non sono stati invitati, mi affaccio una volta, vedo chi c'è e me ne andate. Questo potrebbe anche essere la normale operazione che fa un hacker, cioè si affaccia, entra alla porta, è la stessa cosa, io faccio una telefonata, qualcuno mi risponde, io anziché di dire parolacce, poi insultare, cioè fare dei danni, ci dialogo. L'importante è che io non abbia fatto dei danni, ho curiosato, me ne vado. Penso che a questo punto, se non ho tratto profitto, non ho fatto dei lucri, non ho fatto dei danni, questo si dice. No, purtroppo è reato. Prego. Attenzione alla differenza, Marta, eccetera, che non è su questo che volevo rispondere. La differenza è la legge 547,
cerchiamo lo stesso nel quello che nella vita comune è una scortesia sul piano giuridico, può essere reale. Sì, volevo dire una cosa, non è però che cioè quel discorso della volontà manifesta di voler definire un luogo privato, invece non è vero, perché la legge dice anche contro la volontà tacita. Quindi io entro in un sistema, il ministero non mi dice niente e io devo uscire, se no è reale. Però il sistema mi dice welcome. Attenzione, l'avvocato Monti a questo punto potrebbe chiedere alcune cose. Secondo me il fatto che si chieda una password significa che non tutti sono legittimati ad entrare. Dove invece il sistema dice, cioè, se dice welcome, enter password, cioè benvenuto a tutti, però entra soltanto chi dico io. Questa è una possibile ipotesi. Il discorso però, attenzione, è un altro, la risposta che vorrei il primo orientamento della Costituzione degli Stati Uniti su cui base è stato giustamente in un sistema, anche se non fa danno, anche perché c'è la password, è giuridicamente corretta questa definizione, cioè è un reato. Ma è perché quella è una casa, come se io porto la password, però è chiesto un permesso. No, come se io porto la serratura di un appartamento e dentro l'appartamento di un altro. Ma se questo appartamento c'ha un buco sul muro, oltre alla porta, ha un buco sul muro, io mi affaccio e entro nel buco del muro. Entro nel buco, mi guardo l'appartamento, non rubo nulla, esco, suono il citofono e dico scusi, c'ha un buco sul muro. È reato. Perché è reato? Questo è se crolla un ponte, chi ci, cioè chi ci va di mezzo? Chi stava facendo free climbing sul ponte che è illegale o chi ha costruito l'ingegnere che ha progettato il ponte e il ponte è crollato per tornare nel mondo reale? Al di là dello specchio, insomma, cioè, chi gestisce i sistemi ha delle responsabilità reali di fronte alle intrusioni o no? Perché questo secondo me non è chiaro, non mi è chiaro. Faccio una piccola presentazione sui punti. No, cioè Linux, che è un sistema operativo molto diffuso di Unix, che conteneva al suo interno la cosiddetta, cioè se vogliamo, cioè una password già standard, che era SATA, bastava scrivere, si entrava senza, non è una password, era proprio un account per permettere l'ingresso del sistema, era un vero e proprio buco grosso come una casa che era presente, che conteneva tante altre, come ci sono diversi sistemi operativi. Gli errori che sono stati lasciati apposta dai programmatori, cioè questo sistema si installava, io il sistema lo prendevo, lo installavo, configuravo tutto preciso e benissimo, arrivava uno, scriveva SATA e entrava senza cioè veramente nel buco, come ce ne sono tanti di faccio un esempio di peggio, un errore è stato. Non è un errore, era stato lasciato volontariamente dai programmatori. C'è un'altra cosa da dire, una cosa simpatica che può far pensare su quello che possono fare i programmatori. Windows NT, che è il sistema server operativo della Microsoft, ha premendo una combinazione di tasti sul mio sistema NT, mi appare la lista di tutti i pub di Chicago, se non sbaglio, dove insieme, è proprio una cosa lasciata sui tasti per cercare i programmatori. E come c'è questa combinazione di tasti? Che mi fa vedere la lista dei pub di Chicago, c'è la combinazione di tasti che mi fa diventare per super utente su Windows NT. Io posso ipotizzare che ci sia, cioè è molto semplice, una volta che mi fanno vedere la lista dei pub di Chicago, a quel punto possono farmi vedere tante altre cose, cioè sono queste le backdoor, si chiamano, che vengono spesso lasciate volontariamente dal programmatore. Forniva, senza saperlo, una serie di informazioni sulla sua macchina alla Microsoft. Questa cosa è stata smentita, anzi, come ho detto, queste informazioni vengono fornite soltanto se uno spunta
così come ci sono stati, cioè, ci sono i laboratori usciti in serie, in serie qui in Italia con 20 cinesi stipati in una stanza. In Pakistan ci stanno 20 programmatori stipati in una stanza che ognuno di loro fa un pezzettino del software che poi viene venduto commercialmente qui in Europa e negli Stati Uniti. Quello che i diritti che sto rispettando qui, no? Grazie alla legge introdotta nel 93, sono quelli del commercializzatore del software, cioè della ditta che mi sta proponendo qui in Italia queste cose qui, perché in fondo mi sembra che lo sfruttamento dei brevetti pakistani stipati in una stanza non sta assolutamente garantito o rispettato dalla nostra legislazione. Questo è quello che mi spiega un po' il dottor Pini. E poi ho un altro punto serio. Va bene, il software non si può pubblicare, però è anche vero che Microsoft non ha mai fatto niente per impedire che ciò succeda. Nel senso che fino a Windows 3.11 lo stesso rispetto di sistema operativo si copiava con una semplice istruzione DOS, di scopi a due punti a Windows. Quando è arrivato Windows 95, dopo il 3.11 bastava qualsiasi copiatore disponibile freeware su qualsiasi parte di internet, di UPS, dal tornavaio sotto casa, perché ci sono i dischetti anche in edicola. Qualcosa proprio più fisico sia totalmente diverso da quello lei. Cioè, di fondo io sono a casa mia, sono davanti al mio schermo, digitando una tangente, scrivo delle cose sulla tastiera, non è che vado a rubare, a scardinare a qualche casa. Quindi penso che prima di parlare di legge, cioè parlare proprio di bisogna studiare effettivamente il fenomeno per quello che è, cioè prenderlo alla radice. Mi sembra assurdo che dei magistrati abbiano fatto, per esempio, l'11 maggio 1994, abbiano mandato in giro per l'Italia la Guardia di Finanza a arrestare, a sequestrare intere BPS con famoso stand-down, cioè senza avere condizioni proprio di quello che stavano facendo. Addirittura hanno preso video, tappetini per mouse che non hanno niente a che fare con il fatto reale, cioè che c'era un porto di schede, cioè cose totalmente assurde. Quindi penso che il vero problema non sia tanto c'è il buco, non c'è il buco, c'è il bug, non c'è il bug, lei c'è la password, sì, ma la volta prima, la copiata, questo è tanto. Il vero problema secondo me è riuscire a capire effettivamente qual è il problema. Cioè non stiamo parlando di un reato, senti una mattina mi sveglio, c'ho fame, non c'ho soldi, vado al supermercato e rubo qualcosa. No, questo, cioè, in America sono anni e anni che ormai è un modo di vivere, cioè c'è gente che veramente vive solo di queste cose. Informatica dei grossi centri di calcolo della scheda temporale, quindi puoi capire che tipo di scarto c'è fra chi opera adesso e chi deve applicare la legge adesso e chi invece l'ha concepita facendo riferimento all'informatica che era allo stesso livello dei dinosauri. Purtroppo cose che queste qui acquista senso il discorso del magistrato di adattare quello che meno male abbiamo nel modo più razionale possibile. La peggiore delle leggi applicata bene sarà comunque la legge migliore, che è la migliore delle leggi che verrà fatta. Prossima domanda. No, è il caso di un ragazzo russo che via computer ha rubato delle somme da una banca americana. Lui fisicamente stava in Russia e il reato è stato commesso in America. Non può essere perseguito in nessuno dei due paesi in base alle leggi di questi stati. Addirittura qualcuno ha ipotizzato di incriminarlo in Francia e in Inghilterra perché il collegamento internet passava per quei nodi nel momento in cui lui ha commesso il reato. È una pazzia da fare. Un cardine della normativa che è il principio di impunità, per cui quello che importa è che il reato sia stato iniziato oppure proseguito oppure terminato in parte, per esempio in Italia. Quindi nel caso che hai fatto, se qualcuno come la fa ha perpetrato un furto usando un computer in Italia, comunque la competenza del giudice italiano rimane con tutti i problemi che questo può implicare, però di fatto la competenza non si deve rilevare. Quindi non è vero che i reati non sono in astratto punibili, lo sono. C'è altre questioni che io. Cioè, se tu parti dall'idea che non esisterà mai il reato informatico,
battuta. Bisogna chiarire però che questo tipo di reati va perseguito, ma bisogna prima chiarire che cos'è e non si possono utilizzare quelle parole per descrivere questo reato. Questo è poco ma si suo, però un fonte corretto di queste cose agisce sulla riforma della legge, però non agisce sulla riforma della legge all'americana o alla notte che bruciamo Roma per intenderci, no? Agisce su questa legge con una razionalità doppia, una di prevenzione, nel senso che dicevo prima, cioè di dilatazione dell'area sociale, dell'intervento, in funzione di questa cultura, che questi sono i diritti sanitari e sociali del 2000, meno medicine, no? Gli apparenti, più rete e più messaggio, più comunicazione. Questa sì. E poi bisogna anche usare la forma tecnica di queste leggi. Io ho visto che tu hai dato delle interpretazioni corrette, fondamentalmente del quadro normativo.